S'ero colpito in pieno petto. La sua bocca si aprì e si richiuse un paio di volte, come a protestare. D'istinto si portò la mano destra alla gola. Poi dondolò all'indietro. Aveva le labbra grigie. Mentre la montagna di gettoni veniva spinto verso Bond, Le Chiffre infilò la mano nella tasca interna della giacca e lanciò sul tavolo un involto di banconote. Il croupier le sfogliò rapidamente. Un banco da 10 milioni, annunciò, e mise sul tavolo l'equivalente in 10 fish da 1 milione ciascuna. Siamo al colpo di grazia, pensò Bond. Le Chiffre è arrivato al punto di non ritorno. Questo è quanto gli resta del suo capitale. Si trova nella stessa situazione in cui mi trovavo io un'ora fa e come me sta tentando il tutto per tutto. Ma se perde, nessuno accorrerà in suo aiuto. Nessun miracolo lo riporterà in alba. Bond si mise comodo e accese una